Oh, allora, come la va? Tutto a posto? Tutto bien? Dunque, un risaluto ancora a Daniele Mauri, ragazzo che mi sta seguendo in questo periodo, per il quale stiamo ottenendo dei discreti risultati, oserei dire anche buoni. Sto sempre schiscio, non esagero con i termini, perché poi sembra che uno voglia, no, fare di più. Ah, i risultati eccezionali. No, vogliamo bassi. Dei discreti barra buoni risultati per il momento. E un saluto a Daniele. Poi, un altro saluto a un ragazzo giovincello come me che viene in palestra, che il precedente video l'ho fatto morire perché facevo con la gambetta. Vabbè, queste sono cose che voi non potete capire. È una roba tra me e lui. Vabbè, detto questo, veniamo al punto. Ah, scusate, sigla. Bene, veniamo on the points, cioè al punto. Come avrete capito dal video, voglio fare una critica né capo né coda. Come sempre scoprirò l'acqua calda, va bene, però voglio sapere voi cosa ne pensate, se anche voi soprattutto in palestra avete situazioni di questo tipo, no? Se vi trovate con le persone che fanno le stesse cose di cui parlerò adesso. Così, una curiosità mia. Cioè, sembrerà, ripeto, anche banale, ma porca miseria, io vedo un sacco di gente che si allena senza né capo né coda. Cioè, mi sta bene il ragionamento che uno dice: guarda, a me non interessa diventare grosso, magari ho anche un'età, o posso essere giovane, uomo, donna, è relativo, io voglio tenermi in forma, mi alleno, mi va bene così, e ok. Discorso cambia quando vedi quelle persone che si impegnano molto, che vogliono, scusate, c'è anche la musichetta, vedete, qua siamo al Parco Nord, ci sono le persone che ballano sulla bocciofila, fantastico. Comunque, stavo dicendo, persone che invece pretendono, no, tra sé e sé, di ottenere i risultati della Madonna e poi si allenano, scusatemi il francesismo, di merda. Non è una critica, come posso dire, decostruttiva, vorrebbe essere costruttiva. Cioè, e non è neanche il pippone di dire vai dal personal trainer, non c'entra un cazzo. È semplicemente un modo per, come posso dire, far osservare che se vuoi ottenere dei risultati degni di nota, non ti puoi allenare senza né capo né coda. Poi, ripeto, per quelli che vogliono ottenere risultati importanti. Poi, c'ho altre persone che conosco in palestra, che si allenano un po' come vieni, che, per carità, e hanno avuto anche dei discreti risultati. Perché? Perché sono costanti. Attenzione, adesso dirò una cosa che può sembrare controproducente. La realtà dei fatti è che anche quando ci si allena senza né capo né coda, se sei costante nel tempo, negli anni, attenzione, dei risultati li ottieni. Voi direte, ma come? Prima dici che bisogna allenarsi con cognizione, poi mi dici che puoi ottenere dei risultati lo stesso. In realtà sì, o meglio, il famoso NIC utilizzo molto, perché nel breve termine, breve si parla sempre di mesi, come minimo, se vuoi ottenere dei risultati è molto importante allenarsi con cognizione di causa, quindi sapere cosa fai, come farlo, mettersi in mano una persona come posso dire, esperta del settore, e allora lì è molto importante avere una cognizione di causa. Nel momento in cui tu non hai questa cognizione di causa, però sei lì 3 giorni a settimana, sempre bello, brutto, cattivo tempo, da 4-5 anni, dei risultati li otterrai. Magari, poi è chiaro che bisogna vedere anche la base di partenza, perché se sei una persona obesa, che si alza 1,40 m per 140 kg, che faccio prima a saltarti che a girarti intorno, magari tutti quei risultati non li otterrai. Ma se sei uno con un fisico nella media, che magari cerchi di stare un pochettino attento nel mangiare,
senza esagerare, e ti alleni costantemente, un po' ad cazzo, dei risultati li ottieni. Poi lì più o meno risultati dipende dalla genetica, dal culo che ha nell'allenarsi ad cazzo, cioè ci sono tanti fattori che vanno a incidere in questa situazione. Poi è chiaro che anche nel lungo termine chi si allena con cognizione di causa otterrà dei risultati ovviamente molto migliori di chi lo fa negli anni senza sapere che cazzo fa. Quindi è importante avere capo e coda, no? Nonostante ci sia questo dettaglio che ho appena annunciato, cioè del fatto che in anni di allenamento allenarsi alla cazzo, e ce n'è di gente così, per uno dirà non è possibile che stai degli anni a allenarti senza sapere quello che fai. Non è il punto di sapere o non sapere, perché uno dopo un po' di tempo che va in palestra, bellissimo, in palestra, alcune cognizioni le acquisisce, le fa sue, impara un pochettino, no? Il problema qual è? Che non ha voglia di metterle in pratica. Mi spiego meglio. Io vedo persone che arrivano e dicono, oggi cosa faccio? Ah, faccio il petto. Magari l'hanno già fatto le due volte precedenti, che va benissimo, uno dice multifrequenza, però poi tralascia, non so, quindi una multifrequenza tralascia le gambe, i bicipiti, cioè una multifrequenza nella monofrequenza, monofrequenza nella multifrequenza, insomma un casino. Uno, oggi cosa faccio? Ho voglia di fare le braccia, ma le ho già fatte le altre due, ma le faccio lo stesso. E poi magari allena un gruppo solo muscolare, poi la settimana dopo ne allena tre. Cioè, mi seguite? È chiaro che nel breve termine non avrai dei buoni risultati. Difficilotto. Nel lungo termine, dai e dai, dai, se sei costante, se sei un orologio, un martello, qualcosina ottieni. Poi avrai magari delle sproporzioni, no? Perché se a te piace più allenare le braccia delle gambe, avrai le gambe da fenicottero, no? E le braccia alla Luferrigno, per dire. Sto usando delle iperbole per farvi capire l'esempio. Quindi cercate sempre di sapere quello che fate. Se non volete o non potete, o per tutta una serie di motivi, non accedete ad un personal trainer, va benissimo, ma rubate in palestra, cercate di capire cosa fare, come farlo, chiedete, cioè alla fine, ripeto, nel tempo si acquisiscono le competenze, diciamo così. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate dell'argomento, se anche voi soprattutto avete in palestra situazioni di questo tipo, se c'è una tipologia specifica di range di età, cioè io questa cosa la vedo in tutte, nella palestra dove frequento, nelle varie palestre che frequento, in tutte le persone di tutte le età, non c'è una prevalenza del vecchietto o del giovane o della signorina di mezza età o della MILF, no? You know, a MILF, voglio. Quindi ditemi anche voi se avete questo tipo di situazioni in palestra e cosa ne pensate. Facciamo due chiacchiere, giusto per discutere, poi io quando si fanno le domande, si entra in tema di discussione, rispondo sempre, quindi non sempre posso essere particolarmente loquace o prolisso, si dice prolisso, non mi ricordo più, comunque non sempre mi dilungo nelle risposte, ma rispondo sempre. Quindi fatemi sapere un po' e niente, se vedo ma alla prossima, bye! Oh! A proposito, abbonamentone, iscrizione, campano, ma qual abbonamentone? Oh, non rompete la cacchio, ricordatevi che dove devo fare qualche cagata, se non solo io. Ricordatevi di iscrivervi, di mettere un bel like e soprattutto di rispondere, dire cosa pensate. You know? E allenatevi, oh, e basta. Comunque cosa ne dice di una bella giornata al Parco Nord a Cinisel Balsam? Cinisello, cosa ne dice? Senti che arietta. Oh, non lo voglio chiudere più sto video. Che cazzo vi devo dire? Un bel primo piano del Veget? Eh? Oh, ci vediamo, voglio! Se vedum, alla prossima, se dis a Milano. Bye bye!